Allora ragazzi, stiamo andando a farci un giretto con lo scooter da Maria, ci facciamo una passeggiatina con Oliver che è il suo cane, un golden retriever ciccione, e poi passeggiatina, poi baretto, insomma, sei da questione. Ho lasciato a casa la videocamera perché non volevo portarmi dietro, insomma, è pocket, ma con l'attrezzatura e tutto, cioè con la custodia del microfono diventa un pochino impegnativo da mettere in tasca. Io non ho una tracolla né tantomeno un marsupio o robe così, quindi va bene, dai, ci accontentiamo del telefono, ragazzi. Signori, comunque, cosa è successo? Questo vlog è due giorni dopo, è quando sto editando. Allora, ragazzi, oggi è giovedì e purtroppo nel video di mercoledì ho perso tutte le clip. No, di martedì ho perso tutte le clip. Quindi mi dispiace, aggiungerò un pochino ora. Comunque, essenzialmente, da quel che mi ricordo, stavo dicendo che lavoro tutto a posto, tutto bene, ho risolto il crimine, ho risolto un sacco di problemi. Il paladino della giustizia ce la fa ancora una volta e salva la città. E poi, oltre a questo, stavo dicendo che la sera dovevo uscire con Maria e con la nostra cara Maria e il suo cagnolone, e non ho fatto video della cosa, cioè ogni tanto delle passeggiate, un po' di tempo per noi ci sta. Poi, oltre a quello, essenzialmente mi è stata fatta la proposta di andare in Sardegna da un mio amico che ho conosciuto in America, Edoardo, che è venuto anche a trovarmi qualche mese fa, e visto che lui è già due volte che è venuto, io non sono mai andato a trovarlo, o meglio, una volta ero andato in Sardegna per lavoro e l'avevo trovato a caso, cioè a caso, l'ho avvisato, ma ci siamo visti tipo mezza giornata, nulla di che, o forse un paio di volte, vabbè, comunque non sono mai venuto specificatamente per lui, non sono mai andato, e quindi stavolta abbiamo detto: senti, sai che c'è, io ho le ferie, tu hai le ferie, organizziamo, solo che scoprirete domani se riuscirò a prendere il biglietto o meno, perché per adesso è solo un'idea, ma non si sa neanche ancora niente. E ma fatto sta che appunto io sono deciso se fare Verona e Alghero oppure Verona e Olbia, perché ci sono un po' di postazioni nel mezzo, un po' di piani, e però probabilmente non si riusciranno ad attuare per delle cose che magari scoprirete domani, magari no, e di conseguenza vi sto tenendo un pochino sulle spine. Beh, è bello, la situazione è molto bella. Comunque, questo per dirvi, il video di oggi è molto corto, mi dispiace, ma ci sentiamo per un'altra occasione. Mi dispiace veramente tanto, ragazzi, ma purtroppo ho perso le clip e non so che fine abbiano fatto, e quindi dobbiamo arrangiarci con la situazione che abbiamo. Ok, va bene ragazzi, seratina finita, è l'una di notte come al solito, oramai così sono sempre i miei orari, e devo scappare a casa, assolutamente dormire, cacciare l'anelli che probabilmente è sul mio letto, maledetto, e niente, devo ancora vedermi il video che ho editato, a dire la verità. E noi ragazzi, come al solito, ci vediamo alla prossima avventura, a domani. Ragazzi, vi invito ad iscrivervi a questo canale se volete questo tipo di contenuti poco pericolosi ogni volta, ci devo stare un po' attento. Mettete mi piace, commentate su cosa vorreste vedere da questo tipo di canale, che poi io farò quello che voglio, francamente. Però magari qualche spunto di riflessione ci sta, o no? Attivate la campanella perché alle 11 di ogni mattina uscirà un nuovo video, chissà per quanto. Ciao! Cioè ragazzi, cosa vi ho detto? Che cosa vi ho detto? Come sarei trovata sta bestia qua nel letto? Cioè, ma rendiamoci conto. Dai lì! Cosa fai lì, stupida? Vabbè, la butto giù ora.